Chiedono le dimissioni del sindaco Masci, il gruppo PD in regione e i gruppi di centrosinistra al comune di Pescara per quello che ritengono il fallimento più plateale sulla riqualificazione delle aree di risulta. Il progetto della sede unica per gli uffici della regione, inoltre, è solo fumo negli occhi, hanno proseguito, e un modo maldestro di rimediare il consigliere regionale PD Silvio Paolucci. Intanto perché serve a mascherare il fallimento della giunta Masci. Hanno cambiato il progetto, ovviamente la gara è andata deserta, ma soprattutto corre in soccorso la regione, dando in pasto all'opinione pubblica l'idea che si possa costruire in questi 24 mesi una sede unica della regione a Pescara, proprio nell'area di risulta. Siamo contrari perché noi abbiamo sempre sostenuto che deve esserci una sede unica della regione, ovviamente riqualificando una delle aree, delle periferie della città, e che al centro invece c'era da parte nostra un progetto ben più ambizioso. In secondo luogo perché davvero è un modo di mascherare un grave, gravissimo, il più clamoroso dei fallimenti della giunta Masci. E va giù duro anche il consigliere regionale della PD, Antonio Blasioli. Guardate, la città di Pescara deve sapere quello che è successo. L'attuale maggioranza, all'epoca opposizione, quando noi presentavamo questo progetto di lavori in concessione in consiglio comunale, erano assolutamente contrari. Migliaia di emendamenti. Passò nel 2018, aveva bisogno della doppia variante in consiglio comunale, presentarono 5.000 osservazioni. Giuravano e spergiuravano nella città che erano contro questo progetto. Una volta approvato e diventati loro maggioranza, governo della città, lo hanno sposato, ma purtroppo lo hanno profondamente appesantito. Con i fuffas, per citare Crozza, amici del sindaco, che hanno addirittura previsto lavori in più per 9 milioni di euro, addirittura sul Silos Nord, anche una pista da sci e snowboard di 180-200 metri. Un aumento dei costi che ha sconsigliato chiunque ad aderire. Ieri sono scadute le domande, non c'è stata nessuna adesione da parte degli imprenditori. Siamo invece contrari a questa cortina fumogena della sede della Regione Abruzzo perché è un'idea del vero sindaco di Pescara che si chiama Lorenzo Sospiri per cancellare il fallimento della giunta Masci promettendo una cosa che non avverrà. Né mo né mai, come si dice a Pescara, ma che soprattutto avrà bisogno di un procedimento molto lungo. Mentre noi abbiamo 16 milioni di euro di fondi Masterplan, tra l'altro per convenzione sottoscritta dalla Regione fino al 31 di dicembre 2023, che hanno bisogno di essere messi subito in cantiere.